Proseguiamo intanto con la cronaca, quasi 200.000 euro di risarcimento a carico dei Notav. Il Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di risarcimento della linea ferroviaria Lione-Torino nei confronti di alcuni degli esponenti dello stesso movimento Notav che 4 anni fa ostacolarono il sondaggio per appunto la Torino-Lione in località Tre Due Rivi a Susa. A Bussoleno c'è il nostro inviato per tutti i particolari, Paolo Poggio, buongiorno. Buongiorno a voi, siamo proprio a Bussoleno. Bussoleno è uno dei paesi della Val di Susa, uno dei paesi culla, diciamo, del movimento Notav. Le vedete alle mie spalle, ci sono le montagne e c'è soprattutto la ferrovia, quella che diciamo, viene chiamata la vecchia ferrovia, ma in realtà è una ferrovia che funziona ancora benissimo, che collega Torino a Lione, che collega l'Italia alla Francia e dove passano anche i treni diretti proprio in Francia e a Lione. Che cosa è successo negli ultimi giorni? Soprattutto due episodi a Torino, due episodi particolari che hanno scatenato nuovamente polemiche. Le bombe Molotov, due bombe Molotov, due bottiglie Molotov fatte ritrovare sul pianerottolo di casa dell'esponente del Partito Democratico Esposito e poi un video girato negli ultimi 3 anni che riprende momenti della vita privata di Massimo Numa, un giornalista della stampa, un cronista della stampa che si è lungamente occupato del problema del TAV, del treno ad alta velocità, di tutto ciò che è accaduto in Val di Susa. Naturalmente gli esponenti del movimento NoTav rifiutano qualsiasi tipo di coinvolgimento con questi due episodi, ma entreremo nel particolare anche di quelle che sono le loro opinioni. Sentiamo innanzitutto un passaggio dell'intervista che abbiamo registrato proprio con il cronista della stampa Massimo Numa, poi torniamo in diretta. Massimo Numa, tu sei stato pedinato, inseguito, in pratica indagato, questa è la parola ovviamente tra virgolette che usa anche il tuo giornale, per almeno 4 anni, 3-4 anni. Io vorrei sapere innanzitutto, hai paura? No, nel senso che sono consapevole dei rischi che sto correndo, ma non voglio che questo clima di intimidazione interferisca con il mio lavoro e con la mia vita privata, che ahimè è quella che insomma. Hai ricevuto qualche telefonata, qualche segnale di solidarietà da parte dei leader del movimento Notav? No, dei leader no, ma gli attivisti, come è successo a Pieve dell'Ordigno, io ho delle fonti all'interno del movimento Notav che si dissociano completamente da questo modus operandi, da queste modalità, si dissociano, si vergognano, fra virgolette. Che qualcuno possa usare quel nome, sì, quel simbolo. Sì, perché è vero danneggiato da questa operazione, però alla fine quella parte sana del movimento che c'è e che è giusto che ci sia, ed è giusto che faccia la sua lotta contro un'opera che ritiene comunque da non fare e che dovrebbe dissociarsi con più forza da queste forme di violenza. Ecco, questa l'intervista, le parole di Massimo Numa che avete sentito, dice legittimo protestare ma non è legittimo prendersela con i giornalisti. Ermelinda, un'attivista Notav, è qui di Bussoleno, prima dell'intervista, prima di questa diretta parlavamo, la sua è una posizione molto chiara che va forse al di là del dire noi non c'entriamo niente, qual è? Beh, la mia posizione intanto è che noi non sappiamo nulla di quello che è successo e, come ti ho già detto prima, la prima cosa che mi sono chiesta è com'è possibile che due persone sotto scorta come Massimo Numa e Stefano Esposito possano imbattersi in queste situazioni. Penso che dovrebbero attivare meglio le persone adibite a proteggerli. Voi vedete quasi un disegno, una strategia che secondo voi serve a mettere in cattiva luce il movimento? Innanzitutto vedo che queste due persone hanno molto bisogno di essere sulle prime pagine dei giornali, vogliono fare due martiri di questi due personaggi che sicuramente sono invisi al movimento, ma il movimento non ha queste pratiche, quindi per quello che riguarda il movimento Notav possono stare tranquilli. Ecco, voi avete un sito che si chiama notav.info, su cui c'è una lunga bibliografia dedicata a Massimo Numa, in cui viene definito uno sciacallo, insomma parole anche abbastanza pesanti. Però voi rivendicate il diritto di criticarlo anche con parole pesanti senza che questo significhi essere accomunati a chi compie azioni
diciamo, di altro livello, diretta alla persona e non all'immagine. Io non ho detto questo, io ho detto che noi non sappiamo chi hanno fatto, chi ha portato queste tre bombolette, queste tre bottiglie incendiarie e chi ha seguito e filmato Massimo Numa. Per quello che ci riguarda potrebbe essere qualcuno nell'intento sempre di screditare il movimento No TAV e fare di queste due persone le vittime. Solo che il movimento No TAV in 23 anni ha imparato a parare tutti i colpi e quindi pariamo anche questi. Fino a dove siete disposti ad arrivare? Qualcuno di voi mi diceva, noi abbiamo messo anche il corpo a disposizione del movimento, nel senso che ci siamo presi le botte, ci siamo presi le denunce, ma c'è un limite che vi siete dati per questa guerra che appare piuttosto lunga e anche piuttosto difficile? Sì, il limite è la vittoria, la nostra vittoria, cioè il nostro territorio finalmente libero, questo spreco enorme di denaro pubblico che non è denaro dei valsusini, è denaro di tutte le italiane e gli italiani. Quando questo scempio finirà, si fermerà e noi qui potremo andare avanti e pensare alla nostra comunità, come a farla crescere, a farla progredire, e finirà. Allora, grazie. Signora, abbiamo un altro ospite, si chiama Mimmo, ferroviere in pensione. Lei viene dal sud, è arrivato qui in Val di Susa proprio perché la Val di Susa in quel momento era importante dal punto di vista ferroviario. Sono passati tanti anni, è cambiato a questo punto di vista. Lei sostiene che questa ferrovia che noi abbiamo alle nostre spalle è una ferrovia che potrebbe andare tranquillamente bene e che non c'è alcuna necessità di farne una nuova? Certo, perché è una ferrovia efficientissima, doppio binario, che può trasportare qualunque tipo di sagoma attuale al tunnel del Frejus, fare andare della ferraglia, dei tronchi a velocità supersonica, non sembra che sia primaria per l'Italia. Senta, lei ha i capelli bianchi, eppure le mani in maniera molto diretta, chi glielo fa fare di rischiare la vita, rischiare le denunce, rischiare la vita nel senso rischiare anche di trovarsi in mezzo a tafferulli? Sì, e questo è quello che ci chiediamo tutti, perché io credo in qualcosa che debba cambiare, non è questo lo sviluppo che vedo. Vedo i miei figli disoccupati, vedo la situazione di giovani che è critica e si continua a fare opere faraoniche quando al posto, qui soprattutto le valli, avrebbero bisogno di ben altri lavori, di idrologico, di ambiente, di cura del territorio che darebbe lavoro e si potrebbe vivere un po' più dignitosamente. Lei non le fa paura che la protesta possa sfociare in qualcosa di diverso? No, sono 20 anni, io partecipo ormai da 20 anni, ho sempre partecipato. Certo che certe immagini che vengono prodotte, quando mi rivedo, se io fa freddo, quando ho il giaccone coperto, mi metto la sciarpa un po' così e il berretto di lana in testa, black block. Divendo agli occhi della gente l'aide della situazione. No, noi siamo cittadini normali, resistenti come tanti di noi che stanno lì e con quella resistenza stanno pagando, la stanno provando la repressione perché vogliono che noi stiamo a casa nostra sul divano a guardare la televisione e non protestare mai. Allora, ancora qualche minuto, abbiamo un'altra ospite, si chiama Franca, è una ricercatrice, una sociologa, è calabrese, è arrivata qui in Val di Susa perché sta studiando questo movimento, in particolare che cosa? Io sono arrivata qui ad aprile e vivo a Bussoleno da aprile e sto studiando il rapporto tra istituzioni e comunità locali in merito ai processi decisionali quando si progettano o comunque si pensa di realizzare grandi opere. Qual è l'impressione di questo movimento? È un movimento in cui si è infiltrato qualcos'altro, qualcun altro, o il cuore del movimento e soprattutto l'obiettivo del movimento rimane quello di combattere un'opera che non è condivisa? Oppure è l'occasione per una protesta sociale e politica che non ha nulla a che vedere poi con il treno ad alta velocità? Allora, il movimento è eterogeneo e io non vedo infiltrazioni quali possano essere quelle che vengono rappresentate dai media, nel senso che stiamo parlando di comunità locali che lottano e resistono non solo alla costruzione di una grande opera non voluta localmente, ma che poi nel percorso, nei 20 anni di lotta e resistenza, hanno capito che il modello di sviluppo che viene più che proposto, viene assolutamente dettato, imposto, in Italia non va bene e quindi qua si combatte per una qualità di vita differente. Non è in gioco soltanto la realizzazione di un treno, ma la qualità della vita.
Ecco, voi sapete che il tema dei grandi lavori, delle grandi opere, spesso si scontra con quel fenomeno sociale che viene definito not in my backyard, cioè fatelo ovunque ma non nel giardino di casa mia. Questo riguarda le grandi opere stradali, ferroviarie, ma anche le discariche. Quante volte si è parlato appunto della necessità di fare discariche, d'altronde anche recentemente la questione di Malagrotta, la discarica di Roma, la più grande d'Europa, con la sua chiusura e tutto quello che poi ne è derivato dal punto di vista dell'inquinamento ambientale ma anche della corruzione. Un ultimo ospite, chiedo scusa se passo davanti, anche lei nonostante il cappellino ha i capelli bianchi, si ricorda probabilmente meglio di Franca che ha appena parlato anche gli anni difficili, gli anni del terrorismo, gli anni in cui la protesta sociale e politica era diventata una protesta di altro tipo. Intanto come vedete passa un treno, questo è un treno regionale ma è un treno che usa la ferrovia che porta proprio in Francia. Non le viene mai paura che qualcuno possa utilizzare, salire sul treno della protesta legittima quando avviene con i metodi civili, salire su questo treno e andare verso una destinazione che ci ricorda il nostro passato? Quel passato che viene menzionato proprio in questo momento, cioè il terrorismo, non ha niente a che fare con quello che noi stiamo facendo qui. Noi stiamo facendo una opposizione civile, stiamo facendo tutto quello che si può fare per impedire quest'opera che non ha nessuna ragione di poter andare avanti. La molla che ci spinge a fare questa cosa qui è che democraticamente non si può decidere a maggioranza di far morire qualcuno. E a noi è stato proposto proprio questo. Nel progetto preliminare fatto per quest'opera c'è scritto proprio questo, che ci sarà un aumento della mortalità, diciamolo così in breve, che non è proprio preciso, del 20%, dal 15 al 20%. E questo è inaccettabile. Non si può. Ecco, chiaramente messa così è difficile non capire la loro protesta, però insomma abbiamo fatto sentire le voci del movimento NoTav, siamo stati Grazie. Sul territorio, vi abbiamo raccontato questa storia sperando di aver dato appunto un'immagine completa della situazione. Da Bussoleno è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a tutti voi, grazie a Paolo Poggio, al nostro inviato.